solo una sottolineatura, perché poi Martina sta raccontando di tutto, cioè siamo dentro a un percorso, ma a differenza un po' delle fasi precedenti, qua siamo dentro a una parte che ha a che fare col procedimento amministrativo, quindi c'è stato uno sviluppo grande dagli ultimi passaggi dove l'assemblea, al Pordenone più facile, si era riunita. Qui stasera gli architetti, l'architetto Massimo Giuliani e Michele Brunello, ci parleranno di contenuti, parleranno di ipotesi e ci parleranno poi anche di quali sono le declinazioni di questo futuro immaginabile per Pordenone. Attraverso il rapporto ambientale conosceremo quali sono le prime fasi, i primi step della valutazione, quella valutazione poi che sarà arricchita anche dai contributi degli enti che la mattina prima ha citato. Su questa parte qua penso che troverete un sacco di spunti anche per confrontarvi un po' con la realtà locale, anche perché poi l'insieme degli studi che si stanno compiendo in questa fase è clamorosamente ampio, perché commentiamo spesso quando ci siamo visti così, non capiterà mai più, non ci sarà mai più una fase a Pordenone dove sono in fase di elaborazione tutti questi piani contemporaneamente, piano della mobilità sostenibile, piano energetico, le attività che riguardano Pordenone e la fruibilità, la VAS, comunque la componente ambientale, e quindi è un momento denso e ricco e degno di essere in qualche modo scansionato. Tutti questi contenuti, cioè tutto quello che riguarda gli scenari, è pubblicato sul sito, è scaricabile, ovviamente sono elementi tecnici, sono abbastanza pesanti, e attraverso insomma le spiegazioni, i commenti dei progettisti, vediamo di entrare un po' nel merito.